perché i cristiani amano poco gli altri uomini, le altre donne? Perché un cristiano ama poco o non ama, come il Vangelo ci dice, il proprio fratello? E ieri abbiamo concluso con una affermazione giusta, opportuna, di uno studioso francese, André Sèvres, che in un bellissimo libro, La tua vita con Cristo, che è un libro editato diversi anni fa, ma è ancora in commercio, La tua vita con Cristo, lui dice che ha trovato una spiegazione. L'uomo non ama, il cristiano meglio, non ama l'altro uomo come dovrebbe, non riesce a perdonare gli altri, non riesce a mettere pace perché non si sente amato da Dio, perché non ha fatto esperienza di Dio, della tenerezza di Dio. E se io non faccio esperienza di questa tenerezza di Dio, non posso essere tenero verso gli altri. Se io invece ogni giorno mi rendo conto che Dio mi perdona sistematicamente. Papa Francesco dice che Dio non si stanca mai di perdonarci e ha ragione. E poi aggiunge, piuttosto siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono a Dio. Ecco, questo è il passo che dovremmo fare, chiedere perdono a Dio. Ma io non ho fatto niente di male. Io vado a messa tutti i giorni, dico il rosario, vado alla Caritas, faccio del bene. E poi semmai nel nostro cuore abbiamo odio, rancore, oppure facciamo tutte queste cose per noi. Oppure andiamo in chiesa ma non parliamo con la sorella, con il fratello, semmai per questione di eredità. Meno male che voi queste cose non le fate. Oppure non parlo, sono con tante persone da anni, non parlo, semino zizzania, uccido le persone con la calunnia, con l'invidia. Bene, tutte queste cose, se io mi mettessi davanti a Dio e dire, Signore, io sono povero, peccatore, perdonami, capirei le mie miserie, sperimenterei, mi sentirei toccato dalla tenerezza di Dio, dal perdono di Dio. E chi si sente amato, chi si sente perdonato da Dio, non può che non essere tenero verso le persone che le sono vicine, verso i fratelli, le sorelle, gli amici, i familiari. Sperimentiamo questa tenerezza di Dio, perché solo questa tenerezza di Dio può cambiare il mio cuore e può cambiare il cuore degli altri. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!